Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il 12 maggio il Consiglio regionale ha approvato il bilancio a maggioranza. I cardini della legge sono il piano alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, lo sblocco dei fondi europei e il riordino dei conti con il pagamento dei debiti pregressi. In chiusura del dibattito sul bilancio sono stati approvati 25 atti di indirizzo sia di maggioranza che di opposizione. Gli impegni riguardano molti settori, quali il diritto allo studio, la tutela della salute, le politiche sociali, l'artigianato e la promozione delle piccole e medie imprese. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalle istituzioni regionali e cittadine, ha inaugurato la 28ª edizione del Salone del Libro. Anche quest'anno il Consiglio regionale è presente con uno stand e un ricco programma di eventi. Premiati a Palazzo Lascaris i 128 studenti vincitori del progetto di storia contemporanea. Alla 34ª edizione, promossa dal Comitato Resistenza e Costituzione con l'Ufficio Scolastico Regionale, hanno aderito 51 scuole in tutta la regione. Davide Brogini, Liceo Scientifico Cavalieri, Verbania. Ho lasciato una parte di cuore a Sarajevo, in quanto entrando direttamente nella città e sentendo l'emozione fortissima di vedere le case crivellate di colpi e sapere che c'è stata una guerra e dei massacri è davvero un'emozione forte. Erika Terazzi, Liceo Linguistico Galilei, Gozzano. Beh, questo concorso è stato davvero interessantissimo, abbiamo arricchito moltissimo le nostre conoscenze e dopodiché ci aspettiamo anche noi una grandissima emozione andando a Trieste, sapendo di aver lavorato comunque su un tema così importante che è quello della Bosnia. Siamo felicissimi di aver vinto. C'erano anche 120 studenti piemontesi all'Expo di Milano, tra i giovani che hanno partecipato alla Festa dell'Europa, nel giorno in cui si ricorda la dichiarazione Schuman del 1950. È il primo gruppo dei vincitori del concorso Diventiamo cittadini europei della Consulta regionale. Elisa Iannarelli, Liceo Alfieri, Torino. Oltre alla possibilità di partecipare alla Festa dell'Europa, anche la possibilità di visitare in questa giornata l'Expo e incontrare tutti questi studenti. Matteo Pagliero, Liceo Baldessano Roccati, Carmagnola. Credo che la giornata di oggi la cosa che mi ha colpito di più sia stata la mattinata insieme a due personalità importanti, due vertici europei, perché mi hanno lasciato un indizio di un'Europa che non avevo ancora immaginato. Si aprono le porte dei consigli di amministrazione alle donne? Questo è il titolo del convegno che si è svolto a Palazzo Lascaris, con oltre 200 partecipanti per presentare i dati sulla presenza delle donne nelle funzioni apicali di enti e aziende. Alida Vitale, consigliera di parità Regione Piemonte. La legge Golfo Mosca impone alle aziende quotate e alle aziende partecipate pubbliche di avere una partecipazione femminile del 20% per il primo rinnovo e per arrivare fino al 40%. Il nostro progetto vuole utilizzare questa opportunità che ci dà la legge per valorizzare le presenze femminili. Ed è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.